Io ho l'impressione che tutti noi, poiché si tratta di un immaginario collettivo molto diffuso, siamo offuscati dall'idea che l'unica forma di appartenenza sia la proprietà privata. Questo è profondamente falso. Non esiste solo la proprietà privata come modo di appropriazione dei beni. Dall'antichità, dall'antica Roma fino alla Costituzione attuale, esiste da un lato la proprietà, cioè innanzitutto la proprietà comune di tutti. Quindi direi a Gaeta che sono sempre esistiti i beni comuni, anche in diritto romano. Res commune sominum, non per niente esistevano, molto bene, certo, rifacendosi a quello che è più vicino a noi. Da un lato esiste il bene comune, la proprietà comune di tutti, dall'altro è solo per derivazione dalla proprietà comune di tutti che esiste la proprietà privata. Quindi bisogna ribaltare questa concezione dominante. Bisogna capire che il territorio è proprietà comune di tutti e che la proprietà privata di questo immobile che insiste nel territorio pisano costituisce questa una limitazione della proprietà comune di tutti. È proprio l'inverso di quello che comunemente si tiene e questo è fondato sulla Costituzione, perché quando la Costituzione dice la proprietà è pubblica e privata, quel pubblico, come ancora si casca nella trappola e si dice pubblico nel senso di proprietà privata del potere pubblico. No, quel pubblico significa due cose. Significa o, lo dice il regolamento di contabilità generale dello Stato del 1865, i beni appartengono allo Stato a titolo di sovranità se si tratta di demanio, a titolo di proprietà privata se si tratta di patrimonio. Questo lo dobbiamo tenere presente, non ci dobbiamo distrarre. Nella storia, attualmente, nella Costituzione, esiste prima di tutto la tutela quell'altro modo di possedere, cioè della proprietà collettiva, della proprietà di tutti, e la proprietà privata limita la proprietà collettiva. E poiché la Costituzione, come ho detto prima, l'articolo 42 dice la legge stabilisce i contenuti e i limiti i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà privata, è la volontà di tutti che sono proprietari del territorio, di stabilire se e come la legge possa modificare o ampliare questa esclusività riconosciuta ai singoli. È tutto già nell'ordinamento giuridico. Noi non dobbiamo far altro che applicare oggi quella che Calamandrei chiamava una rivoluzione promessa. Adesso è il momento in cui questa rivoluzione va attuata, perché di fronte agli abbandoni di territori, di fronte all'abbandono di un luogo come questo, è chiaro che il bene non può essere più rivendicato dal proprietario, perché non ha una sua funzione sociale da perseguire, un'utilità sociale da offrire. E come diceva molto bene la collega che è qui davanti, Alessandra, nasce un diritto di accesso della collettività. Tradotto in altri termini, vuol dire che la collettività si riappropria giuridicamente a livello costituzionale di un bene che le appartiene e che temporaneamente è stato dato, condizionatamente è stato dato a un privato, il quale l'ha abbandonato. Dal momento che l'ha abbandonata torna all'originario proprietario, che è la collettività di Pisa. Questo è l'originario proprietario. La via è molto più spianata di quello che voi credete. Non è che c'è da cambiare, che dobbiamo inventarci qualcosa. Noi dobbiamo affermare che il territorio è proprietà di tutti, appartiene a tutti a titolo di proprietà collettiva sovrana. Nasce con la sovranità, nasce con la costituzione della sovranità. Grazie, vedo che avete subito preso a volo il messaggio che volevo darvi. E quindi, se questo bene viene abbandonato, i rifiuti si definiscono tali in quanto abbandonati. Non sono solo rifiuti che non valgono niente, ma comunque se c'è la volontà di derelizio, di abbandono, quello è di nessuno. Adesso questi hanno abbandonato la loro proprietà, non svolgono proprietà privata, la proprietà è tornata nei poteri della collettività dei cittadini di Pisa. E tenete presente l'ultima cosa importante che voglio dire, che ogni cittadino è parte costitutiva della comunità,
esistono due modi di vedere. Il singolo è parte costitutiva del tutto, e se si guarda il singolo, si guarda una parte del tutto, e se agisce il singolo, un gruppo di singoli, questi agiscono nell'interesse dei tutti, non in rappresentanza, direttamente come parte costitutiva del tutto. Questo gruppo benemerito che sta qui dentro ha agito nell'interesse di tutta la comunità pisana.